Ragazzi, rieccoci con una nuova parte di Piante contro Zombie. Zombie nuovi non ce ne sono, abbiamo il trifogliatore nuovo. Che, oddio, non so se lo userò. Non ho idea. Levati. Siamo al... Boh, che livello siamo? 4.4, ok, arrivo al 4.5. No. Foglie di ninfia cattiva. Non ti metto stavolta. L'altro... sì, l'altra volta. E prima mi hai fatto perdere. Sì, anche perché sto continuando a registrare e ogni volta sto continuando a salutarvi. Ma tanto non c'è bisogno perché... A sto punto facevo una parte unica. Non lo so perché ho deciso di mettere un livello a parte. Boh, sembrava più giusto. Anche perché sennò se tipo mettevo un mondo ogni parte, cioè quindi dall'1-1, dal primo livello all'1-10 ci avrei messo tipo 20 minuti. Quanto ci ho messo? Vabbè, comunque più avanti saranno dei livelli che sono lunghissimi, quindi ho fatto bene così. Cosa che sto dicendo? Niente, perché non stavo parlando. Allora, lo zombie... Domificatore, no? Com'è che si chiamava? L'aerostatico. Perché sto parlando dell'aerostatico, dobbiamo parlare del trifogliatore. Allora, il trifogliatore è una pianta che si usa una sola volta. Oh, cacchio. Ritornare lentamente non ci voglio. Ah sì, le piante... sì, le piante. Le monete nella nebbia si vedono. E te lo dico solo ora. E allora... Il trifogliatore si usa una sola volta. E dopo che l'avete usato, sparisce. Adesso lo userò quando arriverà un palloncino. Un tizio col palloncino. Così ve lo faccio vedere per bene. Barbone. Soffri. Pronto. Niente, tocca che aspettiamo il tizio col palloncino. Non uso la pianterna per ora, che ve lo faccio vedere dopo. Intanto iniziamo a metterci questi così abbiamo una protezione in più, sia contro i palloncini che rimane, qua. Sia contro i palloncini che contro i zombie normali. Anche perché sono abbastanza forti, credo. Non so quanti colpi servono. Comunque per costare 125. Lo aspettava in agguato. Oh yeah. Stavolta lo voglio far simmetrico, non mi frega. Ah sì sì, ecco. Il trifogliatore ovunque lo piantate. Potete metterlo dietro, davanti, di fianco, in testa anche a cactus, dove volete, e vi soffierà via il vento tutto. Quindi tengo un foglio lì, una ninfia lì a parte così da usarlo. Ah però così. Mannaggia. Vabbè, dovrò usarlo prima che arrivi qui. Anche perché sennò con tutti i cactus che abbiamo scoppia subito il tizio, quindi c'è sto punto. Vabbè, ve lo farò vedere per togliere la nebbia a sto punto. Quindi, aprire. Vai. Come on. Vieni tizio, eccolo lì. Ecco, non ho fatto neanche il tempo. Praticamente avete visto che la nebbia è sparita via per pochi secondi. Il trifogliatore è sparito via anche lui. E guardatelo, guardatelo. Eccolo lì, è volato via. Il cactus si era alzato per farlo scoppiare, ma è volato via.
Tempo di ricarica è velocissimo come ricarica. Ah, wow, che figata, questo non lo sapevo. I tizi col palloncino, se arrivano in acqua e scoppiano in acqua, muoiono. Se proprio spariscono, avete visto? È scoppiato. Comunque adesso metto... Maledizione, devo metterlo più avanti. Ecco la nebbia che ritorna. In orario. Non che noi non gli mettiamo una pianterna. Qui. E la nebbia si dirada. Tanto non mi dai problemi se è scarso. Però meglio coprirla sta notizia. Una cosa che non vi ho detto è che mentre giocavo, mentre ritornavo al punto in cui ero, cioè al punto in cui avevo lasciato il coso. Oddio, è vero che ci sono anche loro. Cos'è che sto dicendo? Per tornare qua al punto dove vi ero lasciati, ci eravamo lasciati, ho premuto ESC. Vabbè, no niente, ho usato gli hack. Vabbè, non cambia nulla, non ho preso monete, non ho fatto nient'altro che prendere soli per fare i livelli più velocemente. E per... Oddio, ma gliel'ho messa in bocca, gliel'ho messa. Brutto maledetto. Non ho fatto altro che mettere un hack per i soli infiniti praticamente. E per la rigenerazione delle piante istantanea. Quindi le piante mi si rigeneravano più velocemente. Cioè subito. Praticamente avevo una roba infinita. Piantavo una pianta e ce l'avevo già pronta con i soli infiniti. Il che mi era molto più comodo, anche perché sennò a fare i livelli sempre uguali. Non ho preso monete, non ho fatto nient'altro che questo. Quindi non c'è nessun problema. Comunque, rimettiamo qua che tanto arriveranno i delfini di certo a rompere le palle. Eccoli lì, come hanno detto. Stavolta li faccio volare via perché mi ha rotto le palle. Qua ne posso scoppiare un po'. Qua ci metto quella anche se non serve a nulla. Qui. Questo lo volete uccidere. Ok, si era rifiutato di farlo uccidere. Hanno fatto sciopero le piante quest'oggi. In acqua mi sa che stanno arrivando un po' troppe. Perché è tornata la nebbia? Ah no, ok. Posso lì. Altro rallentamento, questo che festeggiava. Il tizio che festeggiava mentre moriva. E questo qua gli faccio fare una botta. Oddio, tacos. Cos'è sta roba? Hai trovato un taco. E ora cosa ne farai? Vediamo un po'. Hai trovato il mio taco magico? Devo averlo, ti darò 1000. Sì, il taco è mio. Ti chiedi perché ti ho dato tanto per un taco? Perché sono pazzo! Hai un'occhiata al mio negozio, noterai che ho nuovi articoli. Allora, cosa c'hai di nuovo? Questa è una mitraglia semi. Questo è il girasoli gemelli. Questo è in gran fun porcini. In code di gatto. Queste sono le code di gatto. Il rastrello e lo slot, che costa 20.000. Allora, cosa ci possiamo comprare? Questi due. Per i livelli più avanti io mi comprerei questi. Anche perché questi per i livelli più avanti sono inutili. Ve lo dico subito, sono inutili. Quindi o li comprate prima o adesso è inutile. A meno che non usate le super spara semi, da come si chiamano, le super spara semi in questi livelli della notte. Comunque, cosa ho comprato? Girasoli gemelli che raddoppiano le sfere solari. Ve lo spiegherò nella prossima parte comunque. Quindi dal negozio di Devil Pazzo e Gingilli Folli, io vi saluto, ci vediamo al livello speciale. Ciao a tutti!